È un trapianto di polmoni eseguito da donatore vivente, nel senso che il padre di questo bambino ha donato una metà circa del suo polmone destro, il lobo inferiore del polmone destro, che è stato utilizzato per sostituire il polmone destro del bambino. Si tratta di un tipo di intervento che viene eseguito relativamente di frequente in Giappone o comunque in paesi che non hanno facilità per la donazione da cadavere, viene eseguito occasionalmente anche negli Stati Uniti, raramente, ci sono delle casistiche pubblicate. Qua le condizioni che ci hanno indotto a operare questa scelta sono il fatto che si trattasse di un caso molto particolare, perché questo bambino aveva i polmoni danneggiati in modo irreversibile in seguito a un trapianto di midollo che aveva ricevuto per una malattia ematologica, trapianto di midollo che aveva ricevuto dal padre. Avendo ricevuto il midollo dal padre, lui in questo momento ha il sistema immunitario del padre e quindi dal punto di vista trapiantologico è una situazione quasi eccezionale, direi, che però qualche volta si verifica, in cui c'è la possibilità di effettuare un trapianto come se fosse un organo suo. Questo organo non verrà mai rigettato perché il sistema immunitario è lo stesso di chi gli ha donato l'organo. Abbiamo ritenuto che questa situazione favorevole fosse un motivo per scegliere questa opzione tecnica di particolare appunto complessità e di tutt'altro che frequente utilizzo. Delle liste, dell'abbattimento delle liste, cosa possiamo dire sulla donazione, l'importanza della donazione e lo stato dell'arte, diciamo, sulla donazione Sì. del polmone? Allora, non credo sia ipotizzabile che il trapianto di polmoni da donatore vivente acquisisca un ruolo importante come è per esempio per il trapianto di rene e in parte anche per il trapianto di fegato. Tuttavia non escludo che si possa ripetere questa cosa al di fuori delle circostanze specifiche che ho detto prima. Il trapianto di polmone da vivente in un bambino significa di solito prendere un lobo da ciascun genitore, quindi sono due donatori e un ricevente, un intervento, un programma di una complessità mostruosa, e questo è il motivo per cui non viene eseguito. Detto questo, il trapianto di polmoni purtroppo è una delle cenerentole della trapiantologia, perché dei donatori deceduti disponibili solo qualcosa tra il 10 e il 20% dei polmoni che sono idonei a essere trapiantati. Voglio dire che i donatori che donano il fegato, che donano i reni o magari anche il cuore, solo nel 10-20% dei casi circa hanno dei polmoni utilizzabili, perché i polmoni, essendo esposti all'ambiente esterno, essendo esposti al ventilatore, al tubo, sono l'organo che si danneggia più rapidamente. E quindi le liste d'attesa per trapianto di polmone prevedono tempi d'attesa molto lunghi, sapendo che alcuni pazienti non riescono poi ad arrivare al trapianto. Addirittura in realtà ancora oggi molto probabilmente in Italia ci sono pazienti che potrebbero beneficiare del trapianto di polmoni che non arrivano neanche a accedere a una lista d'attesa. Però in Italia tuttavia esiste una rete di centri in grado di fare questo tipo di trapianti. Cos'è importante un messaggio se volesse lanciare alla popolazione in questo momento un messaggio per far capire l'importanza della donazione del trapianto? Beh, come ho detto prima, non si può pensare che la donazione da vivente, ancora meno per il polmone, ma comunque anche per gli altri organi, sia la soluzione al problema dei trapianti. È indispensabile far ricorso nella grandissima maggioranza dei casi, di regola, alla donazione da donatore deceduto. Ed è chiaro quindi che la disponibilità di donatori deceduti è di importanza cruciale. Purtroppo la gente decede, non sta lì la questione. Il problema è non lasciar perdere, non sprecare da un certo punto di vista la risorsa che le persone decedute possono rappresentare. A loro gli organi non servono purtroppo più, ma possono servire per tante altre persone. In particolar modo per un organo come il polmone, che solo in una piccola percentuale dei donatori è utilizzabile, è chiaro che più grande è il denominatore, maggiore è il numero di pazienti che si possono curare e guarire con questa forma di cura.
la disponibilità di donatori è il risultato di tanti aspetti. Uno di questi è la disponibilità della popolazione a donare, quindi questo è fondamentale, la cultura della donazione, che non è ugualmente diffusa in tutte le aree geografiche del paese. Sicuramente esiste anche una questione di organizzazione sanitaria, perché anche indipendentemente dal numero di consensi o di nieghi, da regione a regione e da Stato a Stato ci sono grossissime differenze di donazione. Lo Stato più efficiente in Europa è sicuramente la Spagna, noi abbiamo alcune regioni d'Italia che sono molto vicine ai numeri della Spagna e altre regioni che si allontanano di molto da questo. Una considerazione, qualcosa che vorrebbe aggiungere, che mi sembra importante sottolineare? Beh, io credo che lo sforzo che questo ospedale ha fatto per eseguire anche questo intervento, sono sempre, è vero che sono cose che sono già state fatte da qualcuno, ma pochissime volte, quindi sono sempre passi non nel vuoto, perché ci si prepara a fondo e si ha un background, c'è tutto, però sono comunque passi importantissimi. E se uno ha visto la quantità di persone che giravano per la sala operatoria, per le varie attività, tra le sale operatorie, è chiaro che questo è stato uno sforzo molto grande. Direi che per quello che posso dire ora sono molto soddisfatto, insomma.